TG Sant del 24 luglio 2017, in questa edizione regolarizzate 160 strutture extra alberghiere, la scomparsa di Giulio Versari, il ricordo di Susanna Canepa, regata storica, premiati gli atleti della Figari. Importanti risultati raggiunti per la regolarizzazione delle strutture extra alberghiere. Da quando l'amministrazione comunale nel 2015 ha iniziato ad affrontare il tema, è cominciato un lavoro silenzioso e approfondito che ha portato ad avere da 2 strutture regolarizzate nel 2014 a 160 nel 2017. Abbiamo svolto un'attenta attività di verifica per garantire la sicurezza del territorio. Il problema erano tutte quelle persone che, usufruendo degli appartamenti a mobiliato uso turistico, venivano a Santa Margherita, ma noi non ne sapevamo nulla. Adesso non è più così. Ora abbiamo conoscenza e controllo del nostro territorio. Santa Margherita Ligure piange Giulio Versari, inventore di accessori per la nautica, scomparso sabato mattina a 86 anni. Uno dei suoi ultimi gesti è stato quello di donare al comune di Santa Margherita Ligure alcuni dei suoi prototipi, recentemente esposti al castello cinquecentesco. E finalmente le case, le porte delle case di San Margheritese si stanno aprendo e noi come Museo del Mare siamo onorati e felici di poter accogliere queste opere che rappresentano la genialità del signor Giulio Versari. Santa Margherita Ligure ha reso omaggio a Susanna Canepa, architetto sempre in prima linea per la difesa e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio. A lei è stato dedicato un libro a cura di Stefania Bianchi e Giorgio Rossini, presentato a Villa Durazzo con un ricordo del sindaco Paolo Donadoni e con un intervento del sovrintendente Vincenzo Tinè. Bravi ragazzi! Premiazione nell'aula consigliare per gli atleti della società remiera Gianni Figari che hanno partecipato, vincendole, alle storiche regate delle Repubbliche Marinare. È stata fantastica perché dopo così tanto tempo che Genova non riusciva a vincerla, cioè ben 17 anni, è stato già quello una soddisfazione in più. E mentre scorrono le immagini dei festeggiamenti in onore della patrona cittadina, diamo uno sguardo ad alcuni appuntamenti in programma. Concerto di Memore Migi a Villa Durazzo. Mi Games, evento multisportivo ai Giardini a Mare. Tutti i venerdì, Zumba Estate in Piazza del Sole. Festeggiamenti religiosi il 30 luglio per Nostra Signora della Lettera. Resta aggiornato. Ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone.